Buongiornissimo, amore! Ciao! Oggi è il primo giorno di scuola dopo le vacanze. Io mi sono addormentata, è tardissimo, ma vedo che anche voi state facendo una fatica immane per svegliarvi. Quindi dobbiamo alzarci. Ani, dai, amore, è tardissimo, veramente. Dobbiamo alzarci, eh? Sono già quasi le 8. Vane? Vanessina? Buongiorno cuccioline e cucciolini, come state? Oggi è il primo giorno di scuola di Vanessa e Anastasia dopo la nostra vacanza. Ahimè, è finita. Ma ne stiamo programmando già un'altra perché, sì, perché io voglio tornare in crociera. Tutto bello, tutto servito, tutto riverito, finalmente un po' di pace, di relax. Ma niente, siamo tornati alla nostra solita routine e vediamo come è andato oggi il primo giorno di Vanessa e Anastasia. Bimbe, bentornate! Com'è andato il primo giorno di scuola, Vanessa? Bene? Ti ha interrogato dopo le vacanze? Come non è il primo giorno? Siamo stati in vacanza 10 giorni, tra Pasqua e... No, beh, no, in effetti sei tornata 3 giorni. Tutto bene? Ti ha interrogato di storia? Com'è andata? Tutto bene? Bene. E la signorina qua? Ciao, amore, hai tanta fame! Com'è andato? Ti ha dato le schede la maestra da fare? Per domani? O no? Ce l'ho staccata sul quaderno. Ma le dobbiamo fare per domani? Ne facciamo qualcuna però? Così ci portiamo avanti, sennò questo Forse fine. a scuola, Ora arrivo. Ah, ce le hai a scuola, allora ce le dobbiamo fare tutti questo fine settimana. Va bene, dai. A dopo. Amo, ma devi andare a catechismo? Sì. Ma mi ero dimenticata. Niente, allora tu vai a catechismo, io vado a fare la spesa e Anastasia è rimasta a casa con papà. Ti vengo a prendere alle 6, va bene? Sì. Poi devi studiare il mondo. Speravo che oggi non ci fosse catechismo e tu avessi più tempo. Cosa vuoi fare? Dimmelo, geografia? Scienze. Vuoi studiare scienze? Va bene, scienze che sono tantissime pagine. Buona lezione. Ciao. In attesa che esce Vanessina da catechismo, abbiamo portato fuori Gasper, che oggi è una bellissima giornata, e gli diamo una bella pettinata al nostro gattone. Com'è andata a scuola, amore? Com'è andata a Bene. scuola? Tutto bene? Sì. Finalmente un po' d'aria, Gasper, però non andare troppo lontano, eh? Perché noi ragazzi dovete sapere che non lo facciamo uscire il nostro gatto, perché no, perché è un gatto d'appartamento e non ci fidiamo farlo uscire. E quindi Guardate. ogni tanto lo portiamo fuori, ma siamo in allerta che non scappi. Ma lui è bravo, tranquillo. Ok, amore, siamo rientrati, dobbiamo andare a prendere Vanessina a scuola. Senti, ma non è che le maestre hanno scritto qualcosa sul diario, una qualche comunicazione o qualche compito che devi recuperare? Me lo vai a prendere così verifico? Vabbè, non è che è molto difficile andare a prendere il diario, eh? Vabbè, andiamo a prendere Vanessa, poi vediamo cosa c'è, va bene? Voli dagli uccelli, wow, mamma mia, che volo! Hai spiccato il volo! Ti senti un uccellino? Senti i cani, vieni, Guarda, spostati. per un'ora. Per un'ora, dai, vediamo. Questo è un secondo, neanche, amore. Andiamo, amore, che esce la Vane. Sono le 5, poi magari ci fanno aspettare un quarto d'ora, però noi ci proviamo ad arrivare in tempo. Ogni volta. Ciao, dai, raccontami cosa hai fatto oggi a scuola. Ti ha fatto recuperare qualcosa la maestra? Qualche scheda? Forse ho fatto tutto, lo sai. Ma li hai Sul attaccate anche quaderno sul. rosso. Le hai attaccate sul quaderno rosso? Sì, quello Ma li hai fatti in classe? Che Sì, stamattina posso la. dire la filastrocca? Sì. Filastrocca proprio bella. Ve la dico con una tabella. Se hai una sola caramella e te le danno altre 5, 6 caramelle in tutto fanno, te le mangi golosamente e l'addizione tieni in Ma mente. bravissima! Provo a mangiarla, 5 caramelle. Fa venire le 6 carie nei caramelle. denti. Eh? Una più 6 fa fuori. Cioè, tu ne metti 5 e 6. E quanti anni ho io? 6. Esatto, Il come le risultato è 6. caramelle. Tipo se sono 5 più 1 fa 6. Eh O sì, in contrario, però la stessa cosa. Tipo 1 più 5 fa 6. La stessa cosa. certo, Tipo esatto. 7 più 2 c'è un numero. Quanto fa? Per esempio, quanto fa 7 più 2? Cosa, dopo il 7 cosa c'è? Dai, dopo il 7 cosa c'è? Fa 7 più 2 fa 9. Ah, brava! Allora, l'incontrare è la stessa cosa. Tipo Bravissima. 2 più Adesso 7. aspettiamo un attimo che ci investono, eh? Andate, amore?
Guarda che adesso devi metterti veramente subito a studiare. Cosa avete fatto, amo? Vi state preparando per la comunione? Sì? Ma le preghiere ve le chiedono ogni tanto. Tu le hai imparate tutte a memoria. Va bene, andiamo a casa a studiare. Uff, che noia questa settimana. Non vedo l'ora che finisce. È iniziata oggi e non vedo l'ora che finisce. Soprattutto venerdì sarà pesantissimo. E poi vai ai pop. Sei contenta di andare ai pop? Che hai saltato tre lezioni, mannaggia. Ma perché ti ciucci la maglietta? L'hai bucata, fa vedere. Ma perché? L'ho già bucata, quando ancora non l'avevo masticata. Ma perché la mastichi? No, non l'avevo masticata ancora, era già rotta. Tu rimani fuori? In giardino? Guarda che non devi uscire dal giardino, lo sai, vero? Lo sai, vero? Sì. Ani, però cerca di... Sì, dai, vai. Vediamo un po'. Oddio. Ma si fa così? Ma sei sicura? Sì. Vabbè. No, no, non farla più. No, amore, lascia stare. Ho visto, brava. Vabbè. Sì, Ani, va bene così, fidati. Bravissima, amore, bravissima. Vanessa, sai già, vero? Eh? Va, ne andiamo, dai. Vai a prendere il diario che guardo, dai. No, guardo io. Vabbè, posso guardare anch'io, No. Vabbè, ecco, vedi, ha parlato anche lui. Vabbè, però non sbagliare pagina, mi raccomando, guarda che sono tante. Che punto sei? Cosa stai facendo? Sto facendo il mio disegno. Stai facendo lo schema? Stai facendo lo schema? Esatto. Dov'è il diario? Questo. Ma perché stai facendo l'albero? Ma scusa, ma Vane, ma pertanto così studiamo direttamente da lì. Ti piace? Vanessa, ascoltami bene. Sono 5 pagine. Non perdere tempo, perché sono le 7:30 di sera. No, ma prendo adesso, faccio questo. No, ma poi prendo tutto dalle altre pagine. Non è che su mappe c'è. Prova a vedere, magari su mappe c'è. Certo. Hai trovato mappe? Ma è quello? Yes, ci sono le pagine indicate del libro? Sì, ma guarda. Cioè, sul libro non c'è scritto se su mappe lo trovi? Sì, vabbè. Gasper. Allora. Le piante respirano. Tu prima magari dai un'occhiata a quello che c'è sul libro e guarda se è la stessa cosa. Sembra di sì. Sembra. A cosa ridi? Vediamo se all'inizio... Senti, ma Vane, ma non è che sul diario avete scritto qualcosa? No, no. No? No. Controllo? No. Fa vedere, dov'è? No. Vabbè, ma posso controllare? No. Perché non posso controllare? Perché no, tanto ti dico che non c'è. Sei sicura? Io controllo. No! Io controllo. Dai. C'è qualcosa che devo sapere? No. Sei sicura? No. La maestra ha detto di non fare vedere alle mamme il diario. Sicuro, guarda. Tanto li registro. Sicuro la maestra? Domani glielo chiedo alla maestra. Allora. Ho scoperto che nel quaderno di Anastasia ci sono tutte le schede di italiano da recuperare, compresa la filastrocca da studiare per domani. E lei dov'è? Anastasia! Vieni un attimo. Vieni dentro perché c'è la filastrocca da studiare e hai le schede nel quaderno. Sì, Ani. Sì, è per domani. Sì, dai, vieni dentro. Hai ragione, è per venerdì, però hai tutte le schede da recuperare. Recuperiamo un po' di schede, anche Vanessa sta facendo i compiti, Tu eri fuori a giocare e sono quasi le 8 e avevi un sacco di schede da recuperare. Ascolta, ma non te lo ricordavi che avevi le schede? Io quando sei uscita da scuola te l'ho chiesto e tu mi hai detto che le avevi a scuola. Sì, sei furba, È quello rosso. Sei furba. No, quello rosso c'è la scuola. E già finito. Ho capito, ma tutte sti compiti. Cos'è? Ani, ma secondo te... Perché Vanessa non vuole farmi vedere il diario, però non ti farei sentire? Secondo me perché di solito non ha mai avuto una nota. Non ha mai avuto una nota? No, ma secondo me è infatti per quello. Effettivamente lei mi ha mai negato di guardare il diario, solo che stasera non me lo vuole fare prendere. E quindi c'è qualcosa che non mi torna. Tu hai notato qualcosa a scuola di strano oggi? Magari l'hai incrociata? No. No? Niente, dobbiamo fare in modo di capire che cosa è successo. Magari quando riusciamo di nascosto le prendiamo il diario e vediamo se è successo qualcosa, ok? Tu adesso finisci di fare i compiti che è tardi, va bene? Sì.
Vane, dove vai col diario? Voglio controllare che cosa c'è da fare per domani. Va bene. E c'hai sul diario? Sì. Le materie? Controllo con te? No. Eh? No. Ti aiuto a fare lo zaino? Di solito vuoi che ti aiuto a fare lo zaino? No. Vabbè, ho finito. Vado a farmi la doccia. Brava, vai a farti la doccia. Anastasia, anche tu ti devi fare la doccia tra poco, eh? Ha lasciato il diario. Ha lasciato il diario lì. Cosa facciamo? Lo guardiamo? Vai, corri. Dai, prendilo. L'hai preso. Dov'è che scrivono di solito se uno prende la nota? In fondo? Io non lo so, non avete mai preso una nota in vita vostra. Dai. Sei veloce, perché secondo me adesso. Cosa? Hai visto? Lo sapevo! Non ha portato il libro di matematica e il quaderno. Lo sapevo. Qua c'è la firma della maestra e qua devo firmare io. Lo sapevo. Adesso hai visto? Hai visto che furba? Ragazzi, anche voi seguite. Guarda che ho sentito un rumore, se ti sei. Oh, ah no, è il gatto. Oddio, mi sono spaventata. Il gatto è sceso dalle scale, pensavo che era lei. Secondo me tra poco il balsamo è nel mio bagno. Ascolta, non dobbiamo aggredirla, cioè non la devo. Guardate il video, vedete, io adesso non volevo fare, ma mai fare vedere. Allora ti do subito una penna e scrivi subito quella e lo rimettiamo subito a posto, perché sennò si accorge. Cos'è che devo scrivere? La firma. Firma. Ma io adesso vado su e questo diario io lo picchio. Vabbè, adesso arrivo, Vanessa, adesso arrivo, non ti preoccupare, sto arrivando. Arrivo. Andiamo. Fai così. Sì, e sì. Lo metti in castigo. Ok, andiamo. Andiamo. Sì, sì. Andiamo a lavorare. Esatto, andiamo a lavorare, va? Non è che hai mai preso qualche nota? No, te lo faccio sempre vedere. Ah, ecco. Vale, posso entrare? Dai, amore, su. Spirci. Cosa sta facendo? Ciao! È il suo occhio. Posso? Sì. Ti stai preparando per fare la doccia? Eh? Mm-hmm. Sì? Senti, ma lo zaino lo prepari tu stasera? Sì? Ieri l'hai fatto tu lo zaino, vero? Hai fatto tutto a posto? Non hai dimenticato nulla? Sì? Era tutto ok? Ok, allora ascoltami un attimo, scusami, No, ma giusto un secondo. Ecco. Anastasia, pensaci tu. Inutile che ridi, perché è tutto il giorno che ti vedevo strana, che non mi volevi fare vedere il diario. Che cos'è questa? Che cos'è? Una nota! Una nota? Come? Non era. Cioè, mamma, sono i primi giorni. Anche tu che mi mettevi tutti in disordine, tipo mi mettevi libri, allora uno. Adesso è colpa mia? No, mettevi uno su. Guarda che non sono uno io, Alcune volte sbagli anche a giocare, ma poi sono i primi giorni di scuola. E appunto, c'era bisogno di nascondermi la nota, fammi capire. È una nota in cui ti dice che hai dimenticato il quaderno e il libro. Non è una nota. No, è una nota, perché la devo firmare. È una nota. Vale. E chi l'avrebbe fatta la firma? Lo so. Chi l'avrebbe fatta la firma? Non mi dire, Vanessa, che hai già firmato cose al posto mio, No. Guarda che se scopro che firmi al posto mio, cosa che non penso che tu faccia, che non arrivi a fare veramente così tanto. Allora la prossima volta ti chiedo gentilmente, e anche a te, che se prendete una nota, un avviso, io l'ho fatto sempre vedere. Sì, ma tu non hai mai preso una cosa del genere. Tu, Vanessa, me lo devi. Vanessa, sto parlando con te. Me lo devi dire subito. Tanto cosa pensi che sono, stupida? Ho visto che oggi mi volevi negare l'accesso al tuo diario, Non sono mica scema.
Queste cose però mi fanno arrabbiare. Può capitare, bambine, di sbagliare. Vabbè, tu ancora sei piccola, lo zaino... A parte che tu lo zaino lo fai soltanto la domenica per il lunedì. Vanessina, può capitare di sbagliare. Ok, adesso vi lavate, si va a nanna, che domani si va a scuola. Quindi salutiamo i nostri cuccioline e cuccioline e... Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e lasciate un like a questo video. Ciao!